Cari amici, buongiorno. Oggi è il 6 di novembre, martedì, sono le 22:30 da voi, le 22:30 dalle 5:30 da me, qui a Bari. Facciamo l'analisi sulle candele Ekinashi. Prima guardiamo chiaramente il calendario. Ieri è stata una giornata abbastanza tranquilla, visto oggi le votazioni degli Stati Uniti per il Congresso e soprattutto anche perché oggi ci saranno i dati, tassi di interesse sulla Bank of Australia. Eccoci qui, andiamo a vedere il calendario. Come vedete, eccolo qua il calendario. Ecco che mi metto prima, mettiamo questo che mi interessa sempre, vedere com'è l'andamento, come lo vedono. Eccolo qua. Allora, vedete qui i tassi di interesse alle 4:30. Dire di oggi, del mattino, alle 4:30 del mattino qui a Bali. Poi abbiamo vedete qui il pomeriggio alle 16 i nuovi lavori, che qui è leggermente negativo, e poi la variazione del livello di occupazione trimestrale alle 22:45 sulla Nuova Zelanda. Chiaramente domani ci saranno anche i tassi di interesse per la Nuova Zelanda. Andiamo adesso a vedere i nostri grafici. Euro-dollaro daily partito, vedete, con questa candela che adesso sta per chiudere, una candela che per il momento il trend rimane comunque sempre short, anche se qui adesso ci potrà essere un ritracciamento. E sul grafico orario vedete che il trend qui sembra voler essere laterale in 2 giorni, per il momento aspettiamo i 4 giorni al rialzo. GBP USD, vedete che la sterlina al momento è al rialzo, vedete qui, potrebbe adesso andare a prendere la media 144, aspettiamo di vedere che cosa succede, e GBP USD sui cicli inferiori, vedete che il trend per il momento rimane ancora al rialzo per la sterlina, aspettiamo di vedere un miglior momento, al momento è al rialzo. USD Yen USD GBP Y, vedete che l'USD Yen al momento, vedete, sembra voler girare al ribasso, però attenzione, sembra, anche se qui abbiamo la MA che ci dice che potrebbe adesso andare a fare il pullback, e USD USD GBP Y sui cicli inferiori, vedete che il trend sembra voler girare al ribasso, per il momento aspettiamo. Poi andiamo a vedere il USD CAD. Vedete che il canadese continua il suo trend al rialzo, anche se adesso ci potrebbe stare un ritracciamento. E USD CAD sui cicli inferiori, vedete che il trend rimane comunque qui laterale, per il momento aspettiamo. AUD USD, vedete che il trend continua il suo trend al rialzo, anche se qui c'è il trend rimane comunque ancora short, ha rotto la media 55, staremo a vedere che cosa succede. E AUD USD sui cicli inferiori, vedete che il trend per il momento rimane ancora long. Andiamo a vedere XAU USD, vedete che il gold rimane comunque sempre ancora al rialzo, e il gold sui cicli XAU USD sui cicli inferiori, vedete che per il momento il trend rimane ancora long, anche se qui sembra voler girare, per il momento aspettiamo, non facciamo niente, perché ci potrebbe succedere qualsiasi cosa. Poi andiamo a vedere il US30, vedete che ieri il Dow Jones è andato al rialzo, anche se qui il trend di fondo rimane short, e US30 sui cicli inferiori, vedete che il trend rimane comunque ancora long. Poi andiamo a vedere il DAX, per il momento DAX, vedete che ancora il trend di fondo rimane short, DAX invece sui cicli inferiori, vedete che il DAX sui cicli inferiori sembra voler girare al ribasso, per il momento aspettiamo. US Oil, vedetelo, eccolo qua, US Oil, vedete che rimane comunque, il trend rimane sempre short, ieri vedete che è andato a prendere qui i 64 per poi ritornare al ribasso, e US Oil, vedete che al momento il trend rimane comunque short, vedete qui lo trend rimane comunque short. E terminiamo con il... Si chiama DXY,
XY, l'indice del dollaro. L'indice del dollaro, vedete, rimane sempre per il momento long, anche se qui potrebbe adesso, se rompe, scendere, fare un ritracciamento. E DXY, vedete che il trend rimane comunque per il momento short. Vedete che qui sembra voler girare al ribasso. Per il momento aspettiamo e non facciamo niente. Io vi ringrazio ancora, vi auguro ancora a tutti una buona notte e ci sentiamo domani.